Eccoci ragazzi per questo nuovo video. Oggi farò un video un po' spezzettato tra moto e qua, visto che comunque voglio spiegarvi un po' come creare delle tracce mentre si viaggia, tracciare i nostri percorsi mentre li facciamo e poterli appunto condividere. Io utilizzo questo navigatore, ovvero il Garmin Zoomo XT. Adesso è uscito anche il 2, ma anche questo qua è molto molto, penso che sia molto più che sufficiente per questi discorsi. Quindi per tracciare, quando noi partiamo per il nostro giro andiamo a fare traccia, e qua vedete, ritorno indietro, qua c'è il traccia, quindi traccia, e qua c'è il tasto avvia. Quindi noi quando partiamo per il nostro giro andiamo ad avviare questo. Proprio bella KTM del Diego, si sente anche bene. Adesso saliamo verso Monte Campione, molto bello, molto bello. Ah, ma che spettacolo! Ok, scendiamo da Monte Campione ragazzi, storica salita anche del Giro d'Italia, dove portò a casa, diciamo, il Giro d'Italia Marco Pantani. Un bel posticino, acque buone, acque buone. E adesso andiamo verso la Via Mala per poi salire al passo della Presolana. Magari là ci sarà un po' più di neve. Comunque adesso vedo, sto provando a tracciare tutto il giro, che bel cagnolino, e poi alla fine provare a condividerlo sotto il video, magari sto facendo sta prova, ecco, tracciare, scaricare e provare a condividere almeno i giri che faccio. Che magari non tutti si conosce alcune strade, magari secondarie, tipo questa, poi è molto carina e una volta che abbiamo finito il nostro giro, appunto qua uscirà il pulsante stop e andremo a stoppare la nostra registrazione. Quindi finito la registrazione, dove riusciamo a trovare la nostra traccia che abbiamo registrato in app tracce, quando noi andremo a far stop andremo a salvare la nostra traccia con un nome. In questo caso io gli ho dato il nome Monte Campione, e vedete che qua mi segna tutto quello che la traccia, tutta la traccia che ho registrato durante la giornata. Ok, ora da qua ragazzi si prende la Via Mala per andare verso l'imbocco del passo della Presolana. Ecco, ci si ritrova in questo canyon ragazzi, spettacolare, davvero bellissimo. Woohoo!
che storia! Bello ragazzi! Per poterla condividere basta schiacciare in impostazioni e fare condividi. Ci sono, diciamo, due metodi per condividerlo: con Garmin Drive, quindi dobbiamo avere l'applicazione Garmin Drive installata sul nostro telefono, e tramite appunto questa applicazione ci arriva il file GPX direttamente sulla nostra applicazione sul telefono. Oppure, se vogliamo condividere con altri amici o con qualcun altro, possiamo andare anche a selezionare il Bluetooth. Quindi anche tramite Bluetooth possiamo andare a condividere la traccia che abbiamo registrato. Quindi è molto molto intuitivo e semplice come discorso. Vedi qua che io mi sono salvato anche, cioè salvato, ho installato dentro il mio Garmin Zoom altre mappe, ad esempio quelle dell'Eroica che ho lasciato salvato, queste le ho scaricate direttamente da internet e le ho importate sul dispositivo. Quindi volendo si può anche tramite collegare il nostro dispositivo a PC e installarci dentro queste tracce. È molto molto intuitivo comunque andare a fare questa operazione con questo navigatore. Come avete visto, bastano due clic e possiamo andare a condividere tracce, importare tracce. Quindi molto molto utile, soprattutto anche per quanto riguarda magari dei percorsi in off-road che magari in vari eventi possiamo fare. Quando ci girano le tracce GPX, noi possiamo andare anche tramite Bluetooth a incorporarle nel nostro dispositivo tramite Garmin Drive o tramite addirittura Bluetooth. Possiamo andare a leggere le nostre tracce con il nostro dispositivo. Quindi molto molto utile e intuitivo anche per magari quando si organizzano giri di gruppo, dare a tutti quanti la traccia del percorso da poter seguire in caso ad esempio ci si perde o appunto non ci si riesce più a trovare. Quindi ognuno ha la propria mappa che segue per riuscire ad arrivare a fine del percorso, ecco. Comunque ragazzi, appena arrivo sotto stoppo la registrazione della traccia e vedo come fare a condividerla. Allora, traccia, stop, salva. Allora, vi voglio dare un'informazione che appunto se noi andiamo a fare questa traccia e a importarla ad esempio su Google Maps non funzionerà, perché Google Maps non funziona come con le tracce GPX. Però possiamo andare ad esempio tramite vari dispositivi come Garmin oppure altri dispositivi o applicazioni che possono leggere tracce GPX come Osmand o altre applicazioni del genere. Quindi ragazzi, io spero che questo video su come, diciamo, registrare un po' le tracce vi sia interessato. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.